Una visione. La mia visione del mondo onesto. Perché attingo forza dalla contemplazione di ciò che ho visto e fatto nella malavita. E prende possesso del mio tempo e della mia attenzione. So che la storia si ripeterà, aspetterò paziente con membra martoriate da pioggia, vento, cielo, caldo torrido, grandine, umidità, ghiaccio e neve. La ricompensa che spetta un santo, il mantello bianco e l'orlo della mitezza. Sono preparato al futuro. Indosso un vestito bianco come la neve, il mio viso arde come il fulmine, la mia pelle è infilzata da insetti e gioielli spinosi. Ho una missione. Ho fatto io di questo piccolo teatro una gabbia in cui mi si può visitare in orari concordati. Una serata sublime. Un cielo magnifico. Con una palla di fuoco rossa. Un magnifico orrore. A tinte blu, chiare e scure. Con qui e là dei filamenti arancioni. È l'acquarellista più crudele che conosca. È troppo bello. Lo sento in tutto il corpo. Sono forse assalito dall'impotenza. Sento i gemiti nell'aria. È già ferito. O sono i fuochi d'artificio di una guerra naturale. Alcuni di voi penseranno: come fa a vederlo? Sì, vedo il cielo qui. Oh sì. Vedo il cielo qui. In quale sorta di paradiso terrestre viviamo? Una vergogna sostitutiva si insinua a me per il fatto allarmante che l'85% di tutte le banconote con cui si acquista arte vi assicuro che questo dato estremo calerà grazie al lavoro che mi sono programmato con cura nella terra dei fiordi. Farò sparire un altro paio di strisce. Assorbirò la bella sensazione. Attenua il dolore di chi scansa il mondo e della perdita del tessuto vibrante che dà vita. Vedo il cielo qui. Ma anche lì, perché mezz'ora prima del vostro ingresso ho fatto un grosso buco circolare nel tetto di questo teatro. Pensavate che potessi guardare così attraverso il tetto? Un Black & Decker, attrezzo fantastico. È lo strumento giusto per magia di scultura. Il buco circolare sembra una bocca spalancata.
Il tetto forse fa quello che io non so più fare. Una vergogna sostitutiva si insinua in me per il fatto allarmante che in tutte le comunità che raccolgono e commerciano arte si rinvengono enormi quantità di resti di cocaina nelle fogne. Grazie al mio ultimo furto nella terra dei norvegesi e alla mia impareggiabile truffa nel patrimonio dei norvegesi. E naturalmente mantenendo sempre lucida la mia mente con lo champagne tra le droghe, posso promettere, con il naso sul cuore, Che la cocaina non sarà più sprecata, né quindi più spruzzata in giro. tirata via con lo sciacquone, intendo. So che la storia si ripeterà. Sono la parte più infima dell'umanità. Sarò da capo a piedi tutto un furto e altra sporcizia, inadatto alla malavita, inadatto al mondo onesto. E tuttavia non cesserò, in preda ai singhiozzi, di aggrapparmi alla speranza. È il calmante perfetto per attenuare le mie radicate tendenze antimondane e poter sopportare la mia perdita. Riconosco alcuni visi. Vedo seguaci fedeli, monaci assuefatti al mio comportamento. Vedo molte donne in sala. Mi fa un enorme piacere. Le donne mi ispirano. Non imbriglieranno mai la spiritualità della mia visione e del mio zelo. Non imbriglieranno mai la spiritualità della mia visione e del mio zelo. Le donne mi ispirano. Non imbriglieranno mai la spiritualità della mia visione e del mio zelo. Per proteggere il loro nido, per difesa. Ma sono io il loro nido. Sono diventati adulti tra le pieghe della mia carne, nel mio apparente isolamento. Di tanto in tanto voglio continuare a essere attivo socialmente. Forse in una di queste serate posso aiutare le persone, fare cambiare loro idea, guarire le ferite dalle loro teste. Ho tagliato il patrimonio norvegese in piccoli quadratini, così posso mandarlo giù, come una medicina, come una sorta di pastiglia idrosolubile. Questo pezzettino di paesaggio serpeggiante. Decongestionerà la mia digestione e guarirà le mie corde vocali danneggiate. Dopo il colpo eseguito alla perfezione in una gelida ma o così disciplinata Norvegia e la successiva gigantesca truffa da me orchestrata col capolavoro norvegese, mi sento più sicuro di me. È più vigile che mai. Ma può anche darsi che questa sensazione venga rafforzata dal costante godimento del bianco rimedio miracoloso. Sono sempre più pronto a indirizzare e plasmare la mia vita verso lo splendore della mia devozione. Già da 2 anni vivo appartato. Mi sono esiliato da solo. Perché? Era la tristesse della famiglia. E la causa del dolore? No, I don't believe in this psychological bullshit. È semplicemente perché voglio diventare un eccellente atleta della devozione. Perché sento un forte idealismo e sono convinto di poter cambiare il mondo. Mi sono scelto la mia prigione e ho stabilito io stesso la pena. Perché? Perché nel Walhalla del crimine organizzato a livello mondiale non valgono più le leggi dell'onore.
Non esistono più gli amici, perché ero un ladro dotato. Che ha compreso l'esistenza di un punto paradossale in cui si imita così bene la vita da farlo male. Ero sempre in cerca dell'artista, senza coscienza in me stesso, per poter produrre falsi perfetti, di capolavori dai prezzi esorbitanti. Perché ero un imbroglione scaltro, che sapeva che in un furto d'arte bisognava essere abili, non tanto nell'introdursi e nel rubare, quanto nella vendita dell'opera d'arte falsa. Sono sempre in cerca della bellezza, dell'ebbrezza e dell'ebbrezza della bellezza. Per questo sono qui. Mi sono installato con tutto quello che mi serve in questo piccolo teatro. È il mio precipizio. Quando sai chi sono, capisci che si tratta di un luogo in cui è più facile entrare che uscire. Questo palcoscenico è il mio studio, in cui mi lascio guidare solamente dalle caratteristiche intrinseche della bellezza, maestria e comprensione della condizione umana, con un'intensità euforica e una concentrazione inarrivabile. Voglio elevarmi al di sopra di me stesso e acquisire una comprensione che mi procuri pace e gioia. Questa è la mia visione. Questo è il mio scopo. Ho bisogno di un altro pezzetto. Che cosa sceglierò? Sì, una strisciolina di pennellata di panico rossa a olio e tempera che rende le onde sonore delle urla sul cartone. Nutrirà e rafforzerà in maniera sana le mie corde vocali. Ma questa sostanza magica crea anche voi, il mio pubblico. La preghiera di un giusto può tanto. Adesso vi riconosco, siete tutti pellegrini, venuti a me da ogni dove con una sola richiesta. Una richiesta che accoglierò con molto amore e rispetto. Dovete solo avere ancora un po' di pazienza. Penso di aver bisogno ancora di circa un anno per completare questa autentica opera d'arte. Questa scultura stimolante. Questa colonna polverosa bianca, questo pilone cristallino bianco, questo pilastro puro. Lo vedo davanti ai miei occhi. Quando questo pilastro si innalzerà alla giusta altezza, inviterò voi, il mio pubblico, a reggere la scala in modo da poter salire con solennità sul mio pilastro verginale e da poter sfuggire alla ressa del crescente flusso di pellegrini.
quale chiarezza di visione, che immagine spirituale. Io, Simon, gangster dell'arte, che sta su un pilastro bianco, sul tetto di questo teatro, proprio come una candela collocata su un candelabro. Manderò raggi come il sole in tutte le direzioni, darò luce giorno e notte, nell'oscurità, a tutti i pellegrini. Voi accetterete i miei rituali giornalieri e le suppliche incessanti, e condannerete il culto barbaro della falsificazione e dell'assuefazione. Voi ascolterete le mie pene notturne per i sintomi di astinenza e rifiuterete la cultura dello spettacolo dell'arte e della cocaina. Voi pellegrini vedrete compiersi la promessa e vivrete i consigli della tenerezza. Dopo 36 anni la mia vita sarà passata, ma ciò che avrò fatto influenzerà il mondo anche dopo la mia morte. So che la storia si ripeterà se tacerò con attenzione tutti i miei pensieri e mi prenderò cura del covo di vergogna e sensi di colpa. Il mio corpo, la mia carne, tradiranno la mia penitenza e il mio corpo si renderà conto che forse so fare miracoli, ma non posso essere salvato. Una vergogna sostitutiva si insinua in me per il fatto mostruoso che un terzo della popolazione mondiale vive in miseria e povertà. Com'è possibile che permettiamo che delle persone languiscano? Per questo ho deciso di ripristinare un importante dovere dell'essere umano, esercitare una giustizia elementare. Il mio modesto contributo è rompere con il nostro egoismo economico criminale. Farò in modo che, in modo lento ma certo, il potenziale di investimento dell'arte venga distrutto, sicché il valore Il intrinseco valore dell'arte, intrinseco la forza dell'arte, guaritrice la forza spirituale della guaritrice bellezza, spirituale della bellezza, abbia abbia di nuovo di nuovo un'opportunità. un'opportunità. Ho fatto in modo che nessuno possa ancora comprare cocaina. Io, Simon, gangster dell'arte, Alias il re della neve. possiedo tutta la cocaina del mondo. È il mare di neve che voi pellegrini vedete qui. Ho fatto incetta di tutte le riserve di cocaina del mondo, con diversi falsi dell'urlo. Io, Simon, chi sono? Posso essere chi sono senza sentirmi colpevole? Gangster dell'arte. Sarò per voi pellegrini uno stilita che urla di nuovo. Il ritrovato urlo della mitezza.